Cari amici, buon pomeriggio. Eccoci a un nuovo incontro con Ottica Mancini di via Tagliamento 26 Roma a parlare di microscopi. Quello che vedete davanti a me è un bellissimo modello della Geaestron, il CF2000. È un microscopio per uso didattico, monoculare, con un revolver a quattro obiettivi. Altra caratteristica di questo strumento è il tavolo traslatore meccanico, che consente di spostare il vetrino col preparato da osservare senza doverlo spostare a mano. Vedete, il movimento è molto fluido. Ok. Ha la messa a fuoco separata, la macrometrica è questa rotella più grossa, la micrometrica è questa più sottile. Vedete, è già acceso con l'illuminazione a LED e l'intensità variabile. Sotto al tavolo traslatore c'è l'alloggiamento del condensatore con uno slot nel quale poter inserire dei filtri colorati per migliorare il contrasto dell'osservazione. Gli oculari in dotazione in questo strumento sono due, il 10x questo e un 20x che è questo qui davanti, un po' più piccolino. In dotazione con lo strumento, che è dotato di un obiettivo 100x a immersione, c'è anche un boccettino di olio per immersione. Questo è necessario quando si fanno osservazioni appunto a forte ingrandimento usando l'obiettivo 100x per creare una continuità ottica tra il vetrino coprioggetto e l'obiettivo e migliorare la qualità dell'osservazione. Al posto degli oculari, in dotazione a questo microscopio è possibile inserire la Digital Microscope Imager della Celestron, questo prodotto. È una telecamerina USB con una risoluzione di 2 milioni di pixel a colori che consente di fare delle ottime riprese fotografiche o cinematografiche del preparato che stiamo osservando. È molto semplice da usare e all'interno della sua scatola è contenuto un CD contenente il manuale e un programma per la gestione delle immagini acquisite e il manualetto d'uso in lingua italiana. Questa è una scatoletta con una decina di vetrini preparati che consente di iniziare già a fare delle osservazioni. Sono vetrini tematici dove ci sono vari argomenti, per esempio quello già posto sul portavetrini è un tratto di intestino, oppure se vogliamo c'è un aspergillus, quindi dei batteri o delle muffe che possono essere presi e osservati al microscopio. Volendo è possibile integrare questa scatola con altre scatole tematiche anche, quindi con un contenuto ben preciso che può essere piante, vegetali, animali, zoologia, batteri oppure patologia umana anche. Questo è tutto per oggi, mettete un like se volete a questo filmato. E vi aspetto ancora qui da Ottica Mancini in via Tagliamento e scrivete sotto le vostre osservazioni alle quali risponderemo. Vi aspettiamo da Ottica Mancini per i microscopi e altre cose. Ciao, arrivederci al prossimo appuntamento.